guerra tra gli Autorobot e i Decepticon infuria sempre più aspra. Vincitori saranno coloro che riusciranno a recuperare il maggior numero di Minicom, piccoli robot dal potere smisurato. Se la vittoria sarà dei Decepticon, Megatron e i suoi accoliti semineranno il terrore tra le galassie. Il destino dell'intero universo è nelle mani di Optimus Prime, comandante degli Autorobot. E ora preparatevi ad una nuova battaglia. Transformers. Accidenti a Starscream! Lui si ribella, spara all'impazzata, combina questo disastro e poi a chi tocca rimettere a posto? A me, naturalmente! Come al solito devo fare tutto il lavoro da solo! Mi auguro che Megatron la faccia pagare cara a quell'inutile concentrato di stupidità metallica! Starscream! Sbaglio, stavi blaterando qualcosa, Demolisher. Ti ho sentito pronunciare il mio nome. Se ritieni di avere qualche problema con me, possiamo discuterne e trovare un modo civile per risolvere la cosa. Oppure preferisci che lo facciamo con le maniere forti? Spero che non ti dispiaccia se ho portato dei nuovi amici. Non è possibile! Come va? Perdonaci, ma dovremmo passare, Demolisher. Come siete entrati qui? Avete viaggiato con il vortice deformante! Sono sorpreso, ti ricordavo più stupido. Vedi, il motivo principale per cui ho lasciato i Decepticon è che ero stanco di avere a che fare con cialtroni come te. E adesso togliti di mezzo. Ho un appuntamento con il tuo capo Megatron. Allarme rosso! Invasione nemica! Ehi, bello, dove credi di andare? Megatron, siamo sotto attacco! È arrivata la tua ultima ora, Demolisher! Qualcuno sa cosa sta accadendo? L'allarme sembra venire dalla sala di controllo. Che gli Autorobot ci abbiano trovati. Sì, come no. Secondo me state sopravvalutando la loro intelligenza. Accidenti, ci siamo giocati l'effetto sorpresa. Non preoccuparti, Hotshot, li sconfiggeremo ugualmente. Allora diamoci da fare. Aspetta, Starscream. Prendi con te Perceptor e andate a liberare tutti i Minicom prigionieri. Tu conosci perfettamente ogni angolo della base, quindi sei il più adatto a questa missione. D'accordo. Va bene, forse sono stato io a sottovalutare gli Autorobot. Quei dannati, distruggeteli tutti! Megatron! Oh, si mette male. Scusate se non vi abbiamo preavvisato della nostra visita. Optimus, che piacere rivederti. Stavo giusto cercando un nuovo bersaglio per il mio Requiem Blaster. Aspetta, Megatron! Prima io e te abbiamo qualche piccolo conto da regolare. Salve, Starscream. Adesso mi spiego come hanno fatto i nostri amici a entrare qui dentro. Non sei più solo un traditore. Ora sei anche il fedele cagnolino degli Autorobot. Maledetto! La pagherai cara! Fermati, Starscream. Non lasciarti provocare. Non sono questi gli ordini che ti ho dato. Non cercare di fermarmi, Optimus Prime. Bene, ho sprecato fin troppo tempo. Ho un traditore da uccidere. Adios, Autorobot! È incredibile! Oh, sì.
Davvero incredibile. Oh no! Questo posto potrebbe crollare da un momento all'altro. È meglio che tu fuga insieme agli altri. Io vi coprirò la ritirata. Ottima idea. Guardate, Megatron è scomparso. Dove sarà andato? Megatron vi prega di perdonarlo, ma aveva degli affari molto urgenti da sbrigare. Posso esservi d'aiuto in qualche modo? Beh, che uscita di scena! Ci ha lasciati in compagnia di Mr. Testa di Cono? Smettila di scherzare, Cyclonus. Basta parlare! Fuoco! Un vero capo non fugge lasciando i suoi uomini a combattere. Sei un vigliacco, Megatron! Non posso guardare! Gli Autorobot non hanno alcuna possibilità contro il Requiem Blaster! Già, e noi non abbiamo modo di intervenire! Rad, ascolta! Se non facessero in tempo a trovare tutti i Minicol! È vero! Perceptor! Dimenticavamo Perceptor! Laserbeak! Trova Perceptor! E restagli incollato, capito? No, non vedevo l'ora! Finalmente un po' di sano movimento! Stavo decisamente cominciando ad arrugginirmi! Più sono grossi, più rumore fanno quando cadono! Forse dovresti prendertela con qualcuno della tua taglia, Sideswipe. Anzi, ti consiglio di farti da parte. Oshot, non vedo più Perceptor. Va a cercarlo, presto! Ma Optimus, credevo che avessi incaricato Starscream di badare a lui. Megatron! Codardo, fatti vedere! Starscream è talmente accecato dalla sete di vendetta che ha dimenticato i suoi doveri. È meglio che ti prenda cura tu di Perceptor e che andiate insieme a cercare i Minicom prigionieri. D'accordo, Optimus. Togliti dalla mia strada, buffone! Se ti prendo ti schiaccio come una lattina vuota! Beh, comunque ero stanco di correre! Oh, che peccato! Sei in un vicolo cieco! Dannato piccolo avvoltoio metallico! Ehi, Perceptor, tutto bene? Però, ci è mancato poco. Hotshot è arrivato giusto in tempo. Hotshot, mi senti? Ottimo lavoro, Hotshot. Ora seguite Laserbeak, vi porterà fuori di lì. Ricevuto. Forza, amico, andiamocene. Sta attaccato a Perceptor, Hotshot. Ti guiderà dai Minicom. Ragazzi, è così frustrante non poter far nulla per aiutare i nostri amici. Ehi, avete idea di che cosa stia facendo Starscream? No, non abbiamo sue notizie, Hotshot. E per di più, la pianta della base che ci ha fornito è completamente sbagliata. Almeno tu hai qualche buona notizia. Li hai trovati? Presto! Il nostro viaggio finisce qui. Nessuno oltrepassa Tidal Wave. Vi riduco in polvere. Siete svelti? Ehi, testa di ferro! Ti dispiace se gioco anch'io? Niente affatto! Forza,
Minicon, assemblatevi! E andate a cercare i vostri compagni! È ora di dare il ben servito a questo ferro vecchio! Ah! Cosa? Non ci avrei mai sperato. Ragazzi, ragazzi, correte! Guardate il monitor! Non riesco a credere a ciò che vedo! Ah, ma che cosa... Guardate, sono i Minicon! Megatron li ha ridotti in schiavitù e li sta usando per costruire... Un'astronave! Guardate quanti poveri Minicon! Il malvagio di Megatron li ha costretti a costruire un'enorme astronave! Aspettate che lo scopra Optimus Prime! Bravi miei piccoli schiavi, state facendo un eccellente lavoro. Oh, ma chi c'è lì? Perceptor, sei venuto a infoltire la mia schiera di operai? Cosa? Fermati, dannato! Pagherai per avermi disobbedito! Agitati quanto vuoi, mio giocattolino di titanio, tanto non fuggirai. Mi sto davvero divertendo. Cosa succede? Fermatevi! Perché state facendo questo rumore insopportabile? Dove viene questa strana musica? Che stranissimo suono! Sono i Minicon! Stanno cantando! Voi credete che sia a causa di Perceptor? Ehi, ricordate! È già accaduto una volta! Già, è vero! Era come se tutti i Minicon sulla Terra comunicassero l'uno con l'altro mediante un bizzarro linguaggio. Era incredibile! Questa è la musica più melodiosa che abbia mai ascoltato in vita mia. Digli di smetterla oppure vi distruggerò tutti uno a uno. Cosa? Che cosa diavolo state facendo? Tornate immediatamente al vostro posto di lavoro. Capito? Immediatamente! Sono stato chiaro? Ogni ulteriore atto di insubordinazione verrà severamente punito! E va bene, se proprio non volete obbedirmi, allora vi distruggerò tutti! Siete pronti? Ah!
Ehi, mega testa di rapa! Se stavi cercando guai, allora li hai trovati! Ehi, tu! Come osi interferire? Ok, John! È il momento! Comincia ad annoiarmi, Autorobot! Trasformazione! Trasformazione! Distruggere gli Autorobot! Tidal Wave distrugge gli Autorobot! Serve una mano? Con la mia nuova corazza tirarti fuori da lì sarà un gioco da ragazzi. Grazie, Tidal Wave apprezza. Ritengo che la cosa migliore da fare sia mettersi in fila e partire tre alla volta. Calmatevi, ragazzi, non spingete, cercate di non superare. Dai, Swipe, mi raccomando, fate in fretta. Evviva! Abbiamo giocato i Decepticon ancora una volta. Avanti, Perceptor, coraggio, salva tutti i Minicon. Ragazzi, questa è una grande vittoria. È davvero un osso duro. Tra poco di te non resterà altro che un mucchio di rottami fumanti. Non credo, amico. Almeno non oggi. È come giocare al gatto col topo. In fondo è divertente. Sayonara, Autorobot. Tu! Come hai osato? Non mi fai più paura, Megatron. Starscream! Ho sempre saputo che mi avresti tradito! E adesso ti distruggerò! Vuoi scherzare? Tu non conosci la mia vera forza! Hotshot! Attacco congiunto! Ricevuto! Hotshot! Starscream! Venite presto, i Minicon sono in salvo! Si torna alla base! Oh, benissimo! Lo senti anche tu, questo rumore? Probabilmente è solo il vento. Non preoccuparti. Il vento? È ora di andare, Starscream! Non credo che verrò con voi. Ti ho dato un ordine, soldato. È giunto il momento che tu prenda una decisione. O vieni con noi e dimostri di essere un Autorobot, oppure scegli di restare qui al servizio del male. Sta solo a te decidere ciò che vuoi essere, Starscream. Vuoi tornare al servizio di Megatron o continuare a combattere al fianco degli Autorobot? Il tempo sta per scadere, Starscream. Te lo chiedo per l'ultima volta. Vuoi essere un Autorobot o un Decepticon?
esiste una decisione giusta. Prenditi pure il tuo tempo, Starscream. Pensaci bene.